donne sono tutte cattive, tranne io e mamma, già mia sorella. Quando il male assoluto ci parla, ci sussurra, biascica, a volte non si capisce. Male, alza la voce. È settembre, siamo a Houston, nel Barmington. Una bambina, ignara del male che aspetta, corre felice verso l'edificio precostituito dal Ministero della Pubblica Istruzione. La scuola. Ad aspettarla c'è lei, la maestra di Belzebù. La povera bambina, che ancora oggi non si è ripresa dallo shock. La maestrina! Scherza felice con gli altri compagnucci, consapevole della sua superiorità. È la più bella, è la più brava. Papà Pero. Papà. La maestra di Belzebù! Questo non lo accetta. Deve strinsecare il suo odio. Deve umiliare la poveretta. E mentre quella bambina sogna il suo futuro di criminologa, la vecchia arpia agisce conquistata dalle tenebre. No, ragazzi, il quadro via però, dai. La maestra ha deciso di interrogare quando aveva detto che spiegava. Perché? Sarà stato il male? Sarà stato il bene? O sarà stato... La creaturina è impreparata alla lezione come alla vita. E quella vecchia megera se ne approfitta e le mette due. E pronte? Alle mie. A nulla valgono le scuse tenerissime della piccolina. La nonna la sera prima non era stata bene. La scusa più banale! Zitto! La maestra di Belzebù va fermata. Può interrogare ancora. Può bocciare. Ti può mettere una nota. Rita Cifariello, ricordati. Tu rimarrai sempre una maestrina di provincia. Mentre a salire in cattedra sul carrozzone della vita è stata Roberta Bruzzone, che sta in televisione. Cioè, ragazzi, mi trovate quel cretino che mi ha messo una nota musicale? No, dico, cioè, boh. Maurizio? Bravo, eh? Sì. Hai visto che bravi, eh? Sì, devo dire proprio bravi, complimenti. Vi seguirò d'ora in avanti ancora con più attenzione.